tappa del nostro viaggio verso Itaca. Quest'oggi parliamo di monitoraggio invasivo e non invasivo nel paziente in subintensiva, che è un po' il filone conduttore di tutto questo nostro viaggio. Abbiamo la fortuna oggi di avere qui con noi il dottor Giovanni Porta e il dottor Alessandro Coppa, che vi presento brevemente. Il dottor Giovanni Porta è dirigente medico del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre il dottor Alessandro Coppa lavora all'ospedale San Giuseppe di Empoli ed è il responsabile della shock room e del percorso arresto cardiaco. Niente, quindi molto brevemente, senza rubare altro tempo alle presentazioni, io passerei a occuparci per l'appunto del grande tema di questa giornata, quindi il monitoraggio. Ok, allora comincio io. Ditemi solo se va bene lo sharing dello schermo. Sì. Vedete? Ci vediamo, sì, vediamo bene. Ok. Ok, lo vedete in presentazione, giusto? Ok, allora buongiorno a tutti, io sono Giovanni Porta, lavoro in medicina d'urgenza, pronto soccorso e hobby all'ospedale di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e vi parlerò oggi appunto del monitoraggio emodinamico non invasivo. Di cosa parleremo più precisamente? Sicuramente parleremo dell'aspetto fisiopatologico dell'emodinamica del malato critico, poi parleremo anche di qualche cenno del monitoraggio povero, poi l'utilizzo dell'ecografia, che è appunto il nostro superpotere, il superpotere del medico d'urgenza nel monitoraggio sia della diagnosi che della terapia, l'utilizzo di qualche device non invasivo e poi con il permesso dei relatori vi introdurrò brevemente 30 secondi per presentarvi uno stage formativo per specializzandi che facciamo presso la nostra struttura. Allora, si parte ovviamente da qui, questa è la formula magica del medico d'urgenza. Non mi dilungo ovviamente su questa formula che tutti quanti conoscete benissimo e che precedenti relatori anche qui in Itaca hanno ampiamente introdotto. Ma ritorno a circa 100 anni fa, nel 1914, per parlare dell'emodinamica del malato critico, anno in cui faceva l'esordio nel baseball statunitense Baby Ruth. A Cleveland veniva installato il primo semaforo della storia e un attentato terroristico dava il via alla Prima Guerra Mondiale. Nello stesso anno a Londra un giovane ricercatore pubblicava questo lavoro, introducendo appunto i meccanismi di flusso del ventricolo destro e sinistro sottoposti appunto a diversi tipi di precarico. La curva di Starling, per l'appunto. Partiamo proprio da qui. Quello che facciamo non è molto diverso da quello che ipotizzò Starling circa 100 anni fa. Esistono appunto delle diverse curve di Starling a seconda del nostro paziente e quello che noi dobbiamo fare sul malato critico è esattamente capire qual è la sua personale curva di Starling e soprattutto in che punto della sua personalissima curva di Starling si trova nel momento in cui lo vediamo, perché il nostro paziente all'ingresso potrà trovarsi in un punto, al primo giorno, anzi dopo poche ore potrà trovarsi in un altro punto, nei successivi giorni ancora un altro. Quindi il monitoraggio dei diversi punti della curva di Starling in cui il nostro paziente si trova è il segreto appunto del successo terapeutico per quanto riguarda l'emodinamica del nostro paziente. Ovviamente va da sé che questo appunto è un paziente con uno shock cardiogeno, abbiamo sicuramente poco margine terapeutico sul precarico, però questo che è un paziente con scompenso cardiaco, quindi un paziente sicuramente delicato in cui la gestione dei liquidi può essere delicata, ma una cosa è che lo troviamo in questo punto, un'altra cosa è che lo troviamo in quest'altro punto, dove forse un piccolo margine di un aumento di precarico per avere un aumento dello stroke volume può essere sicuramente una strategia utile. Tutti questi concetti sono appunto riassunti in un bell'articolo di Jan Bakker che lui ha scritto per il centenario della curva di Starling, appunto ovviamente mettendola anche in connessione con la pressione venosa centrale, che è appunto un parametro che è stato molto utilizzato negli anni scorsi, a un certo punto è stato molto bistrattato,
probabilmente degli atteggiamenti eccessivi da entrambi i lati, perché come ogni cosa in medicina, purtroppo o anche per fortuna, non è un singolo parametro, un singolo numero che noi dobbiamo inseguire, ma inserire appunto quel parametro all'interno di un discorso che è appunto fisiopatologico. Ma appunto Polmarik ci chiede se la pressione venosa centrale possa predire la fluidoresponsività. Beh, la risposta è ovviamente no, se l'intendiamo come un singolo numero da raggiungere in un target, come appunto insomma, negli anni scorsi alcuni studi avevano suggerito. Non è un numero di pressione venosa che noi dobbiamo raggiungere, ma più che altro inserirla all'interno di un approccio che sia più razionale alla terapia, non solo alla terapia con i fluidi, come dice questo lavoro, e non solo nel paziente settico, ma in ogni malato critico e in ogni strategia terapeutica. Sheldon Magder appunto ha scritto tantissimi lavori sull'emodinamica del malato critico, concentrandosi molto sulla differenziazione tra il volume stressed e il volume unstressed, e anche qui il nostro paziente, il nostro malato critico, potrà avere delle alterazioni nel rapporto tra volume stressed e unstressed, cosa che può diventare un nostro target terapeutico, ma anche questo un target che noi dovremo andare a monitorare in maniera non invasiva, o in maniera invasiva, come dirà Alessandro più tardi. Sono appunto questi determinanti che noi dobbiamo andare a vedere sia in prima giornata la diagnosi, sia nei giorni successivi, proprio perché noi andiamo a fare degli interventi terapeutici, noi andiamo anche a modificare in maniera significativa l'emodinamica dei nostri pazienti, e dobbiamo andare a vedere esattamente che cosa stiamo facendo. Quindi funzione di pompa, agiamo con gli inotropi, le resistenze appunto con i vasopressori, e il volume, ovviamente noi abbiamo sia la fluidoterapia che la terapia diuretica. Monitoraggio povero, allora non ce lo dimentichiamo mai, perché in sala rossa il quick look al nostro paziente è una cosa molto, molto importante. Poi diciamo perché parliamo sempre di monitoraggio, perché in fondo se pensiamo alle linee guida sulla sepsi, ci sono 60 pagine di linee guida sulle prime tre ore e niente che riguarda la seconda giornata, la terza giornata, e allora ci dicono di monitorare il paziente, di farlo con dei parametri dinamici, però non è che molto specificato. E purtroppo a volte i nostri pazienti, gli mettiamo una terapia in prima giornata e sicuramente non può essere la stessa che fanno in terza giornata. E il monitoraggio ci aiuta. Monitoraggio povero. Picasso qui ci descrive un caso, una situazione che in realtà non è proprio quella che viviamo noi nei nostri reparti, però magari in codice rosso recuperare qualcosa da questo quadro può essere utile. Sicuramente un esame testa-piedi o un esame piedi-testa, come ci suggerisce spesso Fernando Schiraldi. I parametri vitali, ovviamente sappiamo tutti che la pressione arteriosa ormai è un parametro molto fallace, può dipendere, può variare insomma in diverse situazioni, può essere fallace. Non sappiamo mai esattamente qual è la giusta pressione arteriosa per un paziente. Mi concentrerei su altre cose, sicuramente la diuresi è un parametro macroscopico di quelli importanti, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Se togliamo appunto uno stato d'ansia, sia la frequenza cardiaca che la frequenza respiratoria sono delle spie d'allarme. Un paziente che è tachicardico e tachipnoico, bisogna capire il perché la tachicardia ce la dobbiamo sempre spiegare, così come la tachipnea. Un altro piccolo trick che vi suggerisco è lo stato di idratazione e soprattutto la sudorazione. La sudorazione è un segno importante, specialmente di patologie cardiache. Nel paziente in distress respiratorio, ad esempio, quando si presenta con un adito di sudore, spesso e volentieri una patologia cardiogena, quella alla base. In distress respiratorio un paziente sudato è un edema polmonare, una sindrome coronarica. Quando invece il distress respiratorio, il paziente che viene con 30 di frequenza respiratoria ma non è sudato, quello è un paziente settico, sarà un paziente con una polmonite, e già questo può essere una cosa che può orientarvi già in pochissimi istanti. Lo stato di agitazione di un paziente anche può essere importante. Proprio ieri ho avuto una rottura in due tempi di una milza, una paziente giovane che è venuta dopo una settimana da un trauma perché si trovava in uno stato di agitazione, aveva avuto un dolore e stava molto agitata. Era una paziente che aveva un epoperitoneo.
Ci sono poi diversi lavori, diversi articoli su tanti di questi parametri, poi vabbè, lasciano il tempo che trovano, sono diciamo dei consigli da medico d'urgenza vecchia maniera, da medico d'urgenza che si sporca le mani sicuramente, però vediamo che fanno anche letteratura. In particolare vi vorrei sottolineare il Motrin Score, qualcosa che ci è capitato anche di utilizzare, quindi lo stato di marezzatura nell'area del ginocchio, vedete, a diversi gradi, è un buon predittore di mortalità a 14 giorni. Questo è il caso di un paziente che abbiamo visto noi, diciamo, in prima giornata, dopo qualche ora che stava già in reparto, e poi in terza, quarta giornata, dove il Motrin Score sicuramente è migliorato. Monitoraggio ecografico, allora, questo è il nostro vero superpotere, lo sappiamo tutti, dobbiamo saperla fare e soprattutto dobbiamo sapere che cosa chiedere all'ecografia, perché ovviamente una sonda non ci darà nessuna risposta, perché come diceva un cartoon, questa macchina non ha un suo cervello proprio, quindi utilizza il tuo prima di approcciare all'ecografia. Allora, pompa, resistenza e volume. Possiamo vedere la pompa con l'elecografia? Sicuramente. Stiamo attenti però, specialmente quando siamo in fase precoce nel nostro malato critico, perché il paziente settico, ad esempio, è un paziente che spesso è sottoriempito, e quando un paziente è sottoriempito la sua pompa può essere falsamente buona. Lo iniziate a riempire e poi si slatentizza una cardiopatia, magari una cardiopatia settica o una cardiopatia precedente. Volume, possiamo vederla con l'ecografia? Ni, poi vedremo perché. Resistenze, perché no? Possiamo utilizzare l'ecografia anche per vedere le resistenze vascolari, poi vedremo precisamente come. Ci sono diversi schemi, diverse flowchart, diversi protocolli, insomma uno vale l'altro, l'importante è utilizzare sempre un approccio fisiopatologico, quindi non abbiamo un atteggiamento puramente anglosassone di seguire dei protocolli, degli schemi, sì, no, con queste freccette, sono utili, sono semplici, ci aiutano a capire che le cose vanno standardizzate e distinte in gruppi, ma la medicina non è tutta così, non è solo così, e quella che cerchiamo di fare noi, quindi di un certo livello, sicuramente non è così. Quindi approcciamo al paziente sempre ricordandoci la fisiopatologia. Vale la pena perdere qualche minuto in più per fare un ragionamento un po' più fine. Allora, diciamo sulla fluidoterapia, sul volume e tutto, sicuramente parliamo di vena cava. Allora, la vena cava è correlata sicuramente con la pressione venosa centrale. Quindi sia la vena cava che la pressione venosa centrale sono un indice di pressione, non un indice di volume. Cava grande non vuol dire paziente sovrariempito, è un ragionamento un po' più fine. Sicuramente una cava piccola indica una pressione venosa centrale bassa. Io in questo momento ho una pressione venosa centrale bassa, ma non sono in shock. Quindi stiamo parlando di pazienti in shock. La pressione venosa centrale deve essere bassa, bisogna tendere a tenerla bassa, almeno nel paziente sano, nella persona sana, perché è quello che ci garantisce il ritorno venoso. Una delle funzioni del ventricolo sinistro è quella di abbassare la pressione venosa centrale, consentendo appunto un gradiente pressorio favorevole per permettere appunto il ritorno venoso. Nel paziente in shock, ovviamente, una pressione venosa centrale così bassa può essere appunto un'informazione importante, perché questo sicuramente sarà un paziente che dovremo riempire. Quanto, poi lo vedremo. Questo paziente non per forza è un paziente da svuotare. Questo paziente, questa vena cava ci dice semplicemente che la pressione venosa centrale è alta in questo paziente. Ma se il paziente sia fluido responsivo o meno, che è il vero determinante, purtroppo solo questa immagine non ce la dà, perché potrebbe avere la pressione venosa centrale alta, ma avere ancora dei margini di fluido responsività. E noi questo lo dobbiamo sapere. Come? Andiamo a vedere il torace. Quindi, per quanto riguarda il volume, vena cava sicuramente, ma così come la pressione venosa centrale, perché poi è quello il senso, va utilizzata col cervello e in maniera fisiopatologica. Pompa, ovviamente molto semplice, con l'ecografia possiamo andare a vedere il ventricolo sinistro, la sua funzione, la sua frazione di iniezione, uno scompenso cardiaco a frazione di iniezione conservata, quindi possiamo vedere la funzione diastolica, possiamo vedere tantissime cose. Quello che mi preme ricordare
e che possiamo andare anche a monitorare in maniera non invasiva il nostro intervento terapeutico. Noi davvero facciamo degli interventi molto importanti, andiamo a impattare in maniera molto importante sull'emodinamica dei nostri pazienti, e non lo possiamo fare alla cieca. Non possiamo mettere la dobutamina al paziente senza sapere che cosa succede. I microparametri sono fantastici, ne parleremo dopo, ne parlerà anche un po' con Alessandro, però sono dei parametri che non si modificano immediatamente. Noi invece mettiamo la dobutamina a un paziente perché pensiamo che abbia un deficit di pompa e l'alziamo in queste immagini fino a 12 gamma pro chilo minuto, cioè un valore alto, perché è lì che vediamo che il nostro intervento terapeutico non è cosmetico, ma ha un effetto meccanico. Funzione di pompa, ancora una volta, vediamo appunto due situazioni, sicuramente un deficit di pompa, una frazione di iniezione ridotta, probabilmente peggiore quello di sinistra che è diffusamente ipocinetico, quello a destra invece diciamo, presenta l'apice tendenzialmente molto fermo, i segmenti medio-basali più o meno vanno, però ricordiamoci anche che la funzione di pompa va correlata allo stato del paziente, a come sta e al resto delle informazioni, perché se noi andiamo a fare un'ecografia del torace a questo paziente, vediamo che quello che ha la funzione di pompa meno peggio, cioè quello di destra, in realtà è quello che sta peggio. Perché? Perché probabilmente sarà una sindrome coronarica che sta esordendo con un edema polmonare, cioè aveva un apice fermo, però il cuore che funziona meno peggio in realtà sta dando il problema al paziente. Magari il paziente di sinistra è uno scompensato cardiaco cronico, magari è un paziente in shock sicuramente, però è un paziente che ha uno shock che in questo caso potrebbe ancora essere fluido responsivo, potrebbe avere dei margini di fluido responsività. Quindi avere il cuore dilatato, ipofunzionante, non vuol dire automaticamente che lo dobbiamo svuotare e che non lo dobbiamo riempire. Può voler dire questo sicuramente, ma il messaggio che voglio darvi è: pensiamo a quello che facciamo, visto che abbiamo una serie di strumenti per farlo. Come facciamo in questo caso? Un paziente che sta in stato di shock, che ha un cuore dilatato, un ventricolo sinistro dilatato, ipofunzionante, ma vediamo che il torace è asciutto, che cosa possiamo fare? Dei test di riempimento, da parte del monitoraggio, sia in fase diagnostica che in seconda, terza giornata. Ne esistono tanti, c'è il Fluid Challenge Test, c'è il Mini Fluid Challenge Test. Questo è uno, diciamo, molto in voga che noi utilizziamo nella nostra struttura, c'è il Passive Leg Raising, lo conoscete tutti, partiamo appunto da una posizione di resting in cui il paziente è sollevato a 45 gradi, lo mettiamo steso e gli alziamo le gambe di 45 gradi, lo teniamo così per 1-2 minuti e vediamo due cose, in primis andiamo a vedere sul torace se il polmone inizia a bagnarsi, se compaiono linee B e vediamo la safety della procedura di bolo di fluidi. E soprattutto andiamo a vedere se c'è un incremento dello stroke volume. Qualcuno dice del 12, qualcuno dice del 15%, i numeri ci importano poco, dobbiamo capire se veramente c'è un incremento sensibile, soprattutto clinico, dello stroke volume attraverso questa manovra. Il vantaggio del passive leg raising rispetto alle altre procedure, agli altri test, è che ovviamente noi non stiamo facendo alcun fluido al paziente, quindi casomai non c'è un incremento dello stroke volume, oppure peggio, il paziente peggiora dal punto di vista respiratorio, basta abbassargli le gambe e finisce la storia. Invece, come diceva un vecchio ricercatore, i fluidi una volta ce l'hai fatti, ce l'hai fatti. Quindi sicuramente questo è un test migliore. Quindi test di riempimento nel paziente che ha uno scompenso cardiaco, che ha una cardiopatia, per capire se io ho margini di fluido responsività, perché il concetto non è paziente pieno, paziente vuoto, ma paziente fluido responsivo o fluido non responsivo. Accoppiamento ventricolo arterioso. Questa è una cosa, diciamo, particolarmente interessante secondo me, riguarda sicuramente anche le resistenze. E è una cosa che in letteratura è presente da un po' di anni, a dire la verità, però non tutti la utilizzano. Noi personalmente nella nostra struttura la utilizziamo già da qualche tempo. Innanzitutto, che cos'è l'accoppiamento ventricolo-arterioso? È una misura dell'efficienza del sistema cardiovascolare, distinto nelle sue due componenti, quindi il sistema di pompa cardiaca e il sistema dei tubi, quindi l'asse vascolare, principalmente quello arterioso. Che cos'è, come si misura e a che cosa può servirci? L'accoppiamento ventricolo-arterioso non è altro che il rapporto fra l'elastanza arteriosa e l'elastanza ventricolare sinistra telesistolica, che sono queste due cose.
questi sono rimandi di Gitton. Nella stanza arteriosa, detta in soldoni, è la capacità del sistema vascolare arterioso di alzare la pressione una volta che il cuore eietta lo stroke volume in aorta, mentre invece nella stanza ventricolare sinistra telesistolica è appunto, sempre detto in soldoni per non prendere troppo tempo, è una misura dell'efficienza ventricolare sinistra che non tiene solo conto della contrattilità o della frazione di iniezione, ma che tiene conto anche di diversi aspetti, come appunto la geometria del ventricolo sinistro e della sua stiffness. Il rapporto tra la stanza arteriosa e la stanza ventricolare sinistra telesistolica ci dà l'accoppiamento ventricolo-arterioso. Tendenzialmente sono due misure simili numericamente, sono in millimetri di mercurio, e quindi l'accoppiamento ventricolo-arterioso normalmente è 1 più o meno 0,35, questi sono i valori. Come lo calcoliamo? Allora, c'è una comodissima applicazione che si chiama iElastance, che ha una serie di determinanti da mettere sul nostro cellulare. Vediamoli insieme. Allora, pressione diastolica e sistolica, li misuriamo, abbiamo preso un'arteria, li facciamo in maniera cruenta, va benissimo. Poi dobbiamo andare a mettere il nostro stroke volume. Anche questo, lo stroke volume, o teniamo un'arteria o abbiamo dei device che vi presenterò dopo, oppure con il nostro ecografo andiamo appunto a misurare lo stroke volume partendo dal VTI e dall'area del tratto di flusso aortico. Questa è una cosa che ormai facciamo comunemente. Frazione di iniezione, metodica Simpson, e poi dobbiamo andare a misurare il pre-ejection time, quindi andiamo a fare un pulsato sull'annulus mitralico, andiamo a misurare il pre-ejection time, che è questo tempuscolo qui, che è il tempo di contrazione isovolumetrica del ventricolo sinistro, e lo andiamo poi a... andiamo a mettere anche quest'altro tempo, che invece è l'ejection time, cioè il momento in cui c'è proprio l'eiezione ventricolare. Una volta abbiamo messo tutti questi determinanti, noi abbiamo il valore di accoppiamento ventricolo-arterioso. Avremo sicuramente il valore della stanza arteriosa e quello della stanza ventricolare sinistra telesistolica, e che ci darà il nostro accoppiamento. A che cosa ci serve? Innanzitutto, vabbè, questo è il rimando bibliografico della misurazione attraverso questo tipo di applicazione. A che cosa ci serve? Qui ci sono altri studi. Si vede che nella maggior parte dei casi i pazienti settici, i pazienti in shock, con shock settico, hanno un disaccoppiamento ventricolo-arterioso, cioè ventricolo sinistro e il sistema arterioso non sono accoppiate, e quindi la loro efficienza è una delle cause dello shock, la mancanza della loro efficienza è una delle cause dello shock del paziente, è uno degli effetti anche dello shock del paziente, e ci può andare a dare delle informazioni sulla nostra terapia che stiamo facendo e soprattutto sul monitoraggio. In questo studio di Guarracino hanno preso 55 pazienti settici e hanno tutti quanti misurato l'accoppiamento ventricolo-arterioso prima dell'intervento terapeutico, quindi alla diagnosi, ed erano tutti quanti disaccoppiati. Tutti quanti hanno migliorato il loro accoppiamento dopo fluidoterapia, ovviamente a seconda dei casi è stato fatto più o meno fluidi, questo a testimonianza del fatto che i pazienti shock settico sono tutti quanti almeno un po' sottoriempiti, quindi un po' di riempimento va sempre fatto in questi pazienti. In quelli che continuavano a essere ipotesi è stata aggiunta la noradrenalina, e lì si è visto una cosa molto importante, che qualche paziente l'accoppiamento migliorava. In qualche altro paziente invece l'accoppiamento ventricolo-arterioso peggiorava con la noradrenalina, quindi ci dà un'informazione su che stiamo facendo quando mettiamo la noradrenalina a uno di questi pazienti. Perché? Perché slatentizzava, ci faceva capire quali erano quei pazienti sotto i quali c'era anche una cardiopatia preesistente, una cardiopatia settica, una cardiopatia ischemica in corso di shock settico, perché no? Perché ovviamente mettendo la noradrenalina aumentava la stanza arteriosa e quindi il post carico, ma il ventricolo sinistro non riusciva a fronteggiare questo aumento di post carico, e questo si vedeva prima, si vedeva meglio e in maniera più targettizzata utilizzando questo parametro. Sicuramente l'intervento terapeutico allora poi poteva essere differente. Possiamo ridurre i dosaggi di noradrenalina, possiamo utilizzare gli inotropi in questi pazienti e in quelli che disaccoppiavano dopo la noradrenalina,
è stata aggiunta la dobutamina con un miglioramento poi dell'accoppiamento ventricolo-arterioso. Cosa voglio dire? Che ovviamente sono tutte cose che noi possiamo anche valutare in maniera diversa, però lo facciamo più tardi, non è detto che lo facciamo e non è detto che lo facciamo in questa maniera così semplice. L'accoppiamento ventricolo-arterioso preso attraverso l'ecografia ci dà la possibilità di capire meglio quello che stiamo facendo ai nostri pazienti, di capirlo ogni volta che vogliamo, in prima giornata, in seconda giornata, in terza giornata, e ci permette di capirlo paziente per paziente, perché sicuramente le armi che noi abbiamo a disposizione sono varie e nel paziente critico utilizziamo in fondo sempre le stesse, cioè andiamo a impattare sulla loro emodinamica, ma a volte mettiamo una terapia e purtroppo però noi con la pressione arteriosa bene o male l'andiamo sempre a guardare, lo guardiamo, andiamo a guardare il monitor, dopo che metto la noradrenalina mi fa piacere se è salito a 90 di pressione, se è salito a 100 di pressione, c'è poco da dire, ma che cosa stiamo facendo poi sul microcircolo oppure sulla dinamica ventricolo-arteriosa? Questa è una cosa che se noi andiamo a indagare può darci sicuramente qualche risposta in più. Quanti pazienti ad esempio noi vediamo che trattiamo, la resuscitation va bene, riprendono la pressione ma non urinano più, e quelli sono pazienti che vanno male, quelli sono pazienti che muoiono anche se abbiamo ripreso la pressione, a volte non lo capiamo il perché. Quindi andiamo più a fondo alle cose e quando abbiamo degli strumenti in fondo semplici, perché la curva di apprendimento di una misurazione del genere non è così importante, insomma è una cosa che si può fare, ci possono dare delle informazioni in più. Questa è un'altra review di Pinsky più recente sull'accoppiamento ventricolo-arterioso, eppure vi consiglio di leggere. A cosa può servirci quindi l'accoppiamento ventricolo-arterioso e il suo monitoraggio? Sicuramente inizio e weaning dei vasopressori, i fluidi non li ho messi perché in fondo i fluidi, un poco di fluidi pure li dobbiamo fare, sti vecchiarelli settici, liofilizzati, ma sui vasopressori, sulla noradrenalina, che è un farmaco che io adoro, mi piace moltissimo usarla subito e per poco tempo soprattutto. Volevo chiamare mia figlia Nora, poi la mia compagna me l'ha impedito fortunatamente, l'utilizzo del VAC può essere molto utile, può essere utile sicuramente anche per misurare l'effetto degli inotropi, quindi andiamo a vedere l'effetto meccanico con la sonda ecografica, ma andiamo a vedere anche poi alla fine se metto la dobutamina, che impatta anche sulla muscolatura liscia dei vasi, andiamo a vedere come si modifica l'accoppiamento ventricolo-arterioso, e anche perché no, l'utilizzo dei beta bloccanti, l'esmoloro, è una cosa che noi in pazienti selezionati facciamo da un po' di tempo. Esistono una serie di pazienti che in seconda, terza giornata sono resuscitati, ma persiste quella tempesta adrenergica e che li mantiene sempre con questa tachicardia persistente, e l'esmololo, l'infusione di esmololo nel paziente settico può essere una cosa intelligente, ma sempre monitorando l'accoppiamento ventricolo-arterioso. Questo è il riferimento bibliografico di uno di quelli che ha studiato maggiormente l'utilizzo dell'esmololo nello shock settico, che è Andrea Morelli, lavora un rianimatore di Roma, bravissimo, simpaticissimo. Vi cito così en passant altre cose che in fondo, vi dico la verità, non utilizziamo granché, non utilizzo personalmente, ve le cito perché esistono in letteratura, quindi la misura del flow time sulla carotide, sempre per vedere la fluidoterapia, così come l'indice di resistenza renale. C'è stato un periodo in cui lo abbiamo fatto, ma poi ci siamo scocciati, la verità, perché non è una misurazione così semplice da fare, così standardizzata per tutti, la variabilità intra e interoperatori è bestiale, quindi non ci dà tutte queste informazioni in più. Microcircolo, io vengo dalla scuola di Fernando Schiraldi, quindi microcircolo per noi è fantastico. Rapidamente, perché ne parlerà anche Alessandro, il lattato, quanto ci piace il lattato, abbiamo imparato a usarlo, funziona sempre, ci sta poco da dire, il lattato funziona sempre, purtroppo non è rapidissimo, però nelle prime tre ore effettivamente, se abbiamo una clearance del lattato, veramente siamo contenti. Lo utilizziamo molto anche nel weaning dai vasopressori. Noi oramai se il lattato si è ridotto o si è azzerato, la noradrenalina la togliamo indipendentemente da qualunque valore pressorio abbia, può anche avere 70 di sistolica. Recentemente avevamo un paziente in shock settico e non aveva una gamba per un problema di diabete,
e gli era stata amputata, e comunque lui viaggiava su delle pressioni basse, cosa che abbiamo scoperto dopo, ma una volta che il lattato era clearato l'abbiamo lasciato 75 di sistolica, è andato benissimo, è stato a casa. Non ci dimentichiamo anche dei pitfall del lattato, è vero, esistono, non mi è capitato di rado, a dire la verità. Il lattato può aumentare anche negli stati adrenergici importanti, nella tipotossicosi, i vasopressori possono aumentare il lattato, insufficienze epatiche gravi, le convulsioni, però insomma l'importante è sapere che è un valore, un parametro altamente sensibile, non molto specifico. Questo è appunto una delle varie flowchart, vi ho detto cosa penso delle flowchart, utili ma non ci fissiamo. Altri parametri, diciamo questo, ho rubato una cosa, un piccolo argomento rapidamente da Alessandro, che ne parlerà in maniera più approfondita, giusto per sottolinearvi questo studio, è una cosa che abbiamo utilizzato per un poco, cioè fare il rapporto fra il delta PCO2 da vena centrale arteria fratto la pressione di ossigeno arterovenosa. È un'informazione in più, ci può dare qualcosa in più rispetto alla produzione di anidride carbonica rispetto al consumo di ossigeno e al O2 demanding. È carina come cosa, anche che questo studio è abbastanza fisiopatologico, quindi comunque una lettura non fa mai male. Device non invasivi, ne esistono vari, noi in reparto abbiamo questo, mi spiace, non vorrei fare pubblicità occulta, non è mia intenzione, è un impedenziometro con degli elettrodi attaccati al paziente, vedete noi andiamo a misurare il cardiac output, lo stroke volume, battito per battito, e quindi è uno strumento sicuramente utile. Vi consiglio sempre di... se avete uno strumento del genere, di fare anche un check se avete un'arteria presa, oppure anche banalmente con l'ecografo. È molto importante più la variazione che il valore assoluto, visto che stiamo parlando di monitoraggio, però questi sono strumenti che in fondo possono essere davvero utili. Questo è un paziente con uno shock cardiogeno che poi si è ripreso. Take home message. Allora, approccio fisiopatologico, non mi stancherò mai di dirlo, sembro fesso, però poi alla fine è una cosa che ti dà molta soddisfazione, specialmente quando la ingarri, quando ti leggi qualche cosa e con quello che hai letto e il ragionamento che hai fatto tiri fuori un paziente da una brutta situazione. Ci serve ovviamente per avere un approccio tailored, i nostri pazienti hanno la stessa patologia ma non sono gli stessi pazienti. Ogni paziente è diverso da un altro, ogni paziente può avere forme diverse di sepsi e di shock settico. È chiaro come il sole che gli shock settici, la sepsi, non sono tutte le stesse malattie. Abbiamo almeno 3-4 fenotipi diversi, qualcuno risponde alla noradrenalina, qualcuno non ne ha proprio bisogno, qualcuno anche a 110 di pressione ha smesso di urinare, non è la stessa patologia in tutti quanti. Ovviamente usiamo quello che abbiamo, il medico d'urgenza ha l'ecografia in mano come superpotere sicuramente, non ci dimentichiamo del microcircolo perché poi alla fine è lì che ci dà le risposte, tutto quello che noi abbiamo pensato e visto qui deve avere una risposta dal microcircolo, e tutto questo non ci viene richiesto da nessuno, nessuno ci chiede di lavorare bene, nessuno ci chiede di dare quel qualcosa in più. Quando timbriamo il nostro cartellino e facciamo il nostro turno, nessuno ci chiede veramente ma quanti lavori ti sei letto oggi, però ce lo chiede la nostra passione, passione, passione. Siamo giovani, la Cosmeu è ha da sempre propugnato questo atteggiamento, abbiamo preso dignità professionale di medici d'urgenza perché abbiamo passione, continuiamo ad averla. Rapidamente, 30 secondi, noi proponiamo nella nostra struttura a Pozzuoli uno stage formativo in medicina d'urgenza per specializzandi, questi sono i miei contatti, se volete contattarmi ci possiamo organizzare, il nostro è un ospedale di circa 200 posti letto, gestiamo una terapia subintensiva di 7 posti, un hobby da 6 posti, ovviamente il pronto soccorso che è pediatrico anche, e facciamo tutto ovviamente dai medici dai casi medici al trauma. E proponiamo ovviamente una serie di skill ai nostri specializzandi tra procedure invasive, ci piacciono un sacco fare le procedure invasive, le facciamo anche portando un po' con l'indicazione, che la prima indicazione a fare qualcosa è volerla fare e divertirsi a farla.
La gestione del malato critico è tutto tondo dalla gestione della sua emodinamica, la ventilazione, facciamo anche CQHD, proponiamo dei journal club settimanali e percorsi aziendali, siamo centro formatori SIMEU in eco d'urgenza, per chi lo desidera noi facciamo anche ricerca clinica e preparazione tesi e organizziamo un congresso annuale sullo shock set, sulla sepsi in generale. Quest'anno ovviamente abbiamo avuto un po' di problemi tutti quanti ad organizzare seminari. Questi sono i miei contatti, venite e divertitevi, studiate, appassionatevi, questo è veramente il lavoro più bello del mondo. Grazie. Grazie mille. Grazie al dottor Giovanni Porta che ci ha fornito una lezione veramente interessante anche su temi non così, di cui non se ne sa così tanto secondo me, per cui grazie davvero. Grazie. Sposterei, farei un terzo momento finale per eventuali domande, in maniera tale che adesso ci manteniamo sulla lezione, poi apriamo un po' di dibattito, se riusciamo, quindi lascerei la parola al dottor Alessandro Coppa, che invece ci parla dell'altra facciata di questo aspetto. Mi date una conferma se funziona? Ok, perfetto. Arriviamo alla seconda metà del cielo, anche se poi, come già Giovanni ci ha fatto vedere, è un mondo che è molto intrinsecato tra le due e non esiste un unico strumento per inquadrare un malato, ma dobbiamo cercare comunque di integrare quanto più possibile il nostro sapere e le possibilità anche tecnologiche ci offrono. Per quanto riguarda i riflessi condizionati che possiamo avere, paziente ipoteso, quindi sicuramente da riempire, purtroppo ci troviamo davanti alle volte a una situazione un pochino non così lineare. È stato preso esempio il discorso della roulette, per il discorso di puntare sul bianco, sul rosso, sul nero, banalmente perché da una review fatta da Tebull ormai nel 2000, andando a vedere solo pazienti con quadri di shock al momento non inquadrati, si poteva vedere che solo il 52% in realtà era fluid responder. Quindi anche nei confronti di un paziente ipoteso dobbiamo, giustamente come ha sottolineato Giovanni, accendere il cervello, studiarlo a 360 gradi e non applicare la ricetta di cucina che qualche volta forse in versione un pochino troppo semplicistica ci viene proposto da alcuni tipi di algoritmi. La fisiologia sicuramente è alla base del nostro lavoro, dobbiamo averla ben chiara in mente. Ora sul discorso della famiglia di cure di Frank Starling già ne ha parlato Giovanni, altri effetti come l'effetto ARP, ovvero di un incremento differito dell'iniezione al momento dell'ottimizzazione del rialzo del post carico, contribuiscono poi a creare un sistema sicuramente dinamico che noi dobbiamo interpretare e studiarne poi l'evoluzione in base agli interventi terapeutici, fluidi, farmaci, vasoattivi, inotropi, a cui possiamo sottoporre i nostri pazienti. Fondamentalmente dobbiamo avere in mente che la cosa principale è capire quale paziente è effettivamente ipoperfuso e se presenta appunto un'ipoperfusione d'organo. Riuscire a capirne l'eziologia, sperando che sia univoca, ma l'ipovolemico, il cardiogeno, l'ostruttivo, il distributivo, purtroppo alle volte i malati non hanno una sola patologia alla base e soprattutto l'evento acuto va a montarsi su un substrato di vissuto patologico con cui poi quel paziente e il medico che lo deve gestire, soprattutto nelle sue fasi più instabili e precoci, si trova a dover in qualche modo lottare. Riuscire sicuramente a capire quali sono i pazienti fluid responder, e con quello si intende, giustamente Giovanni già l'aveva citato, in letteratura diciamo come convenzione un incremento di un cardiac output almeno del 12-15% del tempo di challenge di 500 ml di cristalloidi, avendo però bene in mente che non necessariamente tutti i pazienti fluid responder necessitano effettivamente di quell'espansione volemica. L'esempio, il soggetto sano, magari se esposto a un carico di liquidi, sicuramente incrementerà il suo cardiac output, ma questo non necessariamente è quello di cui lui necessita.
Un esempio, poi bisogna averlo sempre bene in chiaro, che non è così lineare anche il discorso che tanto più si riesce a incrementare il cardiac output, tanto meglio è per quel paziente. Questo lavoro, ormai un pochino datato, pubblicato sul New England, mostrava come l'ottenimento di valori sovramassimali e sovrafisiologici, soprattutto sul discorso dell'incremento della portata cardiaca usando inotropi, portasse, a dispetto delle attese degli autori, a un peggioramento della mortalità per i pazienti. Arriviamo al discorso della PVC. Sicuramente per decenni è stato uno dei parametri cardine del monitoraggio emodinamico. Negli ultimi anni in qualche modo è stato un po' rivisitato, anche perché bisognerebbe poi abbiamo tutti in mente il discorso di cosa comporti sul ritorno venoso un progressivo incremento della pressione venosa centrale. Tant'è che le linee guida comunque del 2014, la consensus sulla gestione del shock circolatorio e del monitoraggio emodinamico, pone come target iniziale un ottenimento di almeno una pressione arteriosa media di 65 mm di mercurio. Ovviamente una gestione invasiva del malato critico, sia esso per il quadro di monitoraggio arterioso e il posizionamento di un accesso venoso centrale in caso di necessità di ricorrere a vasopressori, fatto salvo che comunque è prioritaria la stabilizzazione del paziente, ovvero non deve passare poi il messaggio che noradrenalina piuttosto che la glutamina non si possa fare da vena periferica. Prima mettiamo in sicurezza il paziente, stabilizziamolo, appena le condizioni ci permettono poi di avere una gestione, diciamo, più invasiva, ben venga poi lo spostare la terapia vasoattiva su vena centrale. Offre maggiori sicurezze, ma la priorità iniziale è quella di stabilizzare il malato. Per quanto riguarda il discorso ovviamente della gestione, non si viene esplicitato che non si può far riferimento a sole misure di precarico, siano esse la PVC o la pressione di wedge, ma deve essere comunque una gestione integrata. Gestione integrata che risulta ed è consigliata da questo lavoro anche, ne risulta imprescindibile il ricorso anche a metodi dinamici di inquadramento diagnostico e all'ecografo. Infine, il CVC sicuramente ci apre a una finestra importante anche sul microcircolo, tant'è che viene proposta comunque l'SCVO2 o il differenziale arterovenoso della CO2 per capire comunque se quel cardiac output è adeguato per le esigenze di VO2 di quel paziente. E per ultimo, e questo penso debba far riflettere, c'è una raccomandazione, come una best practice, di sì ricorrere a fluidoterapia, ma con raziocinio, ovvero che anche nei pazienti che sono fluid responder bisogna comunque vedere come il nostro intervento terapeutico induce poi una perturbazione del sistema. Un pochino quello che diceva Giovanni all'inizio, cioè nel senso noi dobbiamo renderci conto di qual è lo stato emodinamico globale di questo malato, non è un discorso di cosmesi dei numeri. Pertanto Pinsky e altri autori comunque hanno scritto decine e decine di lavori cardine anche della medicina critica, sono arrivati a proporre un editoriale di solo qualche anno fa in cui suggerivano in maniera anche provocatoria che la pressione venosa centrale dovesse essere un campanello d'allarme e non un target di rianimazione da ricercare a prescindere in ogni malato. Andiamo sempre avanti. Ok. L'SCVO2, sicuramente l'SCVO2 è un parametro che ci può guidare sia in termini di morbilità e mortalità per i nostri pazienti, ricordandoci che nell'ambito settico è stato verificato come da Pop nel 2010 valori bassi sicuramente correlavano
con un incremento di mortalità, ma paradossalmente anche valori troppo buoni erano, non dovevano essere intesi come fonti di rassicurazione per il clinico, ma come un ulteriore campanello d'allarme. Perché? Perché se è vero che un SCVO2 bassa è sicuramente una spia di una, diciamo, difficoltà da parte di quel paziente di generare una DO2 adeguata alle sue esigenze metaboliche, nell'altro caso il problema non è tanto legato alla pompa quanto a un deficit dei tessuti di poter effettivamente usare quell'ossigeno. E questo deve farci riflettere proprio sul discorso del contestualizzare nel singolo paziente cosa andiamo a gestire. La finestra, appunto, che il CVC ci apre è anche quella di vedere appunto il microcircolo. Esistono, soprattutto in letteratura, degli studi di fisiologia applicata per vedere come si possa andare a vedere la variazione della risposta del capillare, del microcircolo, agli interventi terapeutici, ma credo che al momento poi siano più di un ambito o di ricerca o forse più asettico di una terapia intensiva. Credo che al momento non siano proprio facilmente e estensivamente applicabili in un contesto quello della medicina d'emergenza. Sicuramente i microparametri, andando a vedere fondamentalmente l'estrazione di ossigeno, quindi è una differenza tra la concentrazione, la saturazione arterovenosa, ci permette di considerare, di riconoscere un'inadeguata DO2, e questo proprio perché l'organismo cerca a livello tessutale di estrarre maggiormente ossigeno, al fine di mantenere un rifornimento per le richieste metaboliche. Questo incremento dell'indice di estrazione ovviamente viene mantenuto all'organismo per un tempo relativamente limitato, cioè non si può spingere una macchina oltre i giri per troppo tempo. Altro campanello d'allarme che esprime un disagio, questo proprio cellulare, è l'incremento venoso, del versante venoso ovviamente, della CO2, tant'è che un differenziale da CVC a arteria superiore a 6 mm ci deve mettere in allarme per questo tipo di disagio cellulare. Perché bisogna ricorrere al monitoraggio arterioso? Ovviamente in tutti i pazienti, sia critici sia potenzialmente evolutivi, traumi, pazienti settici che al momento non presentano un'instabilità pressoria, ma anche in generale tutti i pazienti anche emorragici richiedono questo tipo di monitoraggio, ma anche quei pazienti che necessitano di un'adeguata risposta farmacologica, sia in termini di inotropismo che di vasopressori, ma anche per pazienti, pensi al dissecato o all'emergenza ipertensiva, che necessitano invece di un'adeguata e corretta modulazione dei valori pressori. L'indicazione all'esecuzione di EGA seriati ci permette di accedere di più facilmente e non traumatizzare poi il parco arterioso del nostro malato, e l'impossibilità ovviamente di applicare un monitoraggio non invasivo, se pensi al grande obeso o all'ustionato, o pazienti che presentino per aritmie sottostanti o per range marcatamente patologici dei valori pressori una misurazione più precisa e soprattutto continua. Le complicanze possono andare a livello locale e sistemico, possono comunque infatti essere device una fonte di infezione catetere correlata, possono presentare ematomi o emorragie e eventualmente rischi di deconnessione, quindi con un sanguinamento iatrogeno a quel punto. A seconda delle casistiche possono andare incontro a fenomeni di trombosi, anche se poi andando a fare una revisione della casistica, solitamente gli eventi di ischemia critica sono meno dell'inter mille. Negli accessi molto prossimali, si pensa alla brachiale, alla scellare, possono anche essere fonte di embolie gassose. Lesioni nervose, vasospasmo, sindrome compartimentale ci impongono comunque di, una volta posizionato, anche di andare a valutare
diciamo con una certa frequenza il grado di circolo periferico o il tempo di refill dell'arto della sede dove noi abbiamo posizionato il device e ovviamente il rischio di poter generare fissure artrovenose o pseudoneuritmi. Per quanto riguarda la differenza tra un monitoraggio non invasivo e invasivo, ovviamente nell'ambito di un paziente normoteso la possibilità di spostarsi tra questi è esigua, meno di 15 mm di mercurio a seconda delle casistiche, ma in una situazione di un malato critico questa variabilità può arrivare a portare a sottostime della sistolica o anche sovrastime importanti della diastolica. Per quanto riguarda poi le sedi, ovviamente abbiamo le più frequenti, sono la radiale e la femorale, e ci permettono tutta una serie di monitoraggi, oltre alla pressione sistolica, la diastolica, la media, anche il differenziale tra sistolica e diastolica e ovviamente anche il discorso della frequenza. Esiste poi la necessità di capire se il sistema, quindi il trasduttore meccanico-elettrico, sia effettivamente adeguato, se i valori riportati siano veritieri. Si fa con un test, viene per esempio col test dell'onda quadra, cioè usando contro una pressione nota, quindi aprendo in qualche modo il circuito, si vede la risposta all'oscillazione, al decadimento dell'oscillazione sulla traccia arteriosa. È considerato normale un'oscillazione e mezza a due, e questo ci dà la garanzia che il valore misurato sia effettivamente congruo con quello reale. Si vengono a creare due situazioni, una è il cosiddetto underdamping, in cui si può avere una sovrastima della pressione sistolica e una sottostima della diastolica. In questo caso dobbiamo andare a pensare a ricontrollare la lunghezza del circuito e la compliance del circuito stesso, o l'opposto, l'overdamping, in cui le oscillazioni sono più contenute e si rischia di avere una sottostima a livello sistolico. In questo caso bisogna pensare che il nostro circuito, per esempio, o delle occlusioni, per esempio bolle d'aria, microtrombi o dei kinking, in qualche modo che ne aumentino le resistenze del circuito. Per quanto riguarda poi l'interpretazione della curva che questa ci dà, ringrazio poi la dottoressa Antonini per questa infografica, vediamo che ci possono dare tutta una serie di informazioni e contribuire anche a fare diagnosi, per esempio il polso alternato, che fondamentalmente ci deve pensare o a un discorso di tamponamento o a una disfunzione severa della funzionalizzazione del ventricolo sinistro, la stenosi aortica o per esempio il polso paradosso. In questo caso bisogna appunto ricondurre le informazioni che otteniamo da una curva alla fisiopatologia del nostro malato, in modo da essere certi di poter sfruttare tutte le informazioni che acquisiamo dall'esame obiettivo, dall'eco e dai monitoraggi al fine di comprendere il quadro fisiopatologico del malato stesso. Una idea in più che può esserci utile, noi nel mio presidio è un qualche anno che si sta usando, è quella di ricorrere al monitoraggio arterioso anche nell'arresto cardiaco. Questo perché? Perché ovviamente l'incanulamento di un'arteria femorale in corso di una rianimazione è possibile, non richiede particolare expertise o comunque tempo per espletarlo, e ci garantisce alcune informazioni ulteriori. Una è legata al fatto che al momento delle pause per rivalutare l'eventuale presenza di polso abbiamo direttamente la visione o la sua assenza di un'onda arteriosa e quindi di un ROSC. Questo perché non so se vi sia esperienza anche vostra, in situazioni per esempio dalla PEA o pseudopea c'è anche il dubbio alle volte che forse si riesca a percepire o meno un polso e portare a un prolungamento della fase di non massaggio. Con questo invece si riesce a oggettivare effettivamente la situazione del paziente. In più la presenza di un'arteria ci può guidare anche su eventuale ottimizzazione del massaggio,
qualcuno si spinge anche a proporre un uso dei vasoattivi in base ai valori registrati, fondamentalmente cercare di ottenere una diastolica sopra 25, ma perché? Perché fondamentalmente sappiamo da evidenze di letteratura che una ripresa del circolo non può avvenire se la pressione di perfusione coronarica non sia almeno superiore a 20 mm di mercurio. Quindi in qualche modo ci guida anche sulla qualità dell'intervento terapeutico che stiamo prestando. E alcuni autori si sono proposti comunque un target di pass in corso di massaggio di almeno 100 mm al fine di ottimizzare poi le chance per quel malato. Infine c'è la determinazione del cardiac output. In passato era considerato paradigmatico in un malato critico ricorrere al catetere di Van Gans. Questo è stato proposto negli anni 70 usando un meccanismo, applicando il principio della termodiluizione, quindi conservazione dell'energia, e prevedeva l'iniezione inizialmente di un tracciante, successivamente di un bolo freddo di fisiologica, al fine di vederli poi, tramite un termistore posizionato a circa una trentina di centimetri, in arteria polmonare, l'effettiva portata cardiaca. Questo è stato più o meno il meccanismo di riferimento considerato il gold standard fino a metà degli anni 90. Su JAMA nel 96 venne pubblicata questa review in cui, andando a vedere l'outcome di tutti i pazienti di varie terapie intensive americane, si era visto come il posizionamento di uno svanganza nelle prime 24 ore portasse comunque a un incremento del decesso a 30 giorni, più o meno in maniera abbastanza significativo, a un incremento della durata della degenza e a un incremento dei costi. Ora, noi sappiamo come il sistema sanitario americano sia molto sensibile anche a questo aspetto economico. È altrettanto vero che poi in qualche modo il lavoro è stato, non dico smentito, ma ricontestualizzato dal fatto che, per esempio, anche una cocaine del 2007 non ha evidenziato più un simile dato, però ha portato a una progressiva riduzione del ricorso a questo tipo di metodi. Oltre il discorso della termodiluizione, c'è il cosiddetto principio del metodo di Finke, che può essere diretto o indiretto in base se si vada a vedere il differenziale dell'ossigeno o della CO2, e si basa un principio sul discorso della conservazione della massa. Tra le due metodiche, che sono comunque le due metodiche invasive di determinazione del cardiac output, ovviamente la metodica della termodiluizione presenta una variabilità maggiore, perché può essere influenzata comunque da eventuali aritmie, da insufficienza tricuspidalica. Risulta però più accurato per quanto riguarda gli stati di alta portata. Viceversa, l'altro ovviamente è più accurato per quelli di bassa portata. Andando poi a vedere le metodiche semi, mini o non invasive, che sono forse più patrimonio della medicina d'emergenza e urgenza, ci sono i cosiddetti metodi calibrati, e quindi si usa una diluizione transpolmonare di ossigeno o di tracciante, di bolo freddo o di tracciante, in modo da calibrare più o meno ogni circa 8 ore o variazione importante dell'emodinamica del paziente, cioè ricorrendo per esempio a vasoattivi, un metodo di contornazione d'onda arteriosa, fondamentalmente dalla incisura anacrotica alla mitrotica. I due sistemi, e anche qui spero che non vengano presi come promozione, faccio il mio disclosure a proposito che non ho interessi con nessuna di queste ditte, sono il picco e il licco. Uno ricorre alla termodiluizione e necessita ovviamente di un CVC e di un termistore in arteria centrale, quindi in arteria femorale. L'altro usa il litio e permette di usarlo eventualmente anche da periferica. Ovviamente il secondo non può essere usato in chi è già in trattamento con litio per non avere alterazioni della lettura.
Ci sono i cosiddetti metodi mini invasivi che si basano solo sulla contornazione d'onda arteriosa e che vanno appunto a usare una metodica non calibrata, alcuni ricorrendo ad algoritmi proprietari e a database antropometrici fondamentalmente basati sul peso corporeo, altri basati solo sulla variazione istante per istante dello stroke volume. E infine ci sono i cosiddetti metodi non invasivi. L'eco sicuramente in chi ne ha una conoscenza è uno strumento più facilmente applicabile, anche perché ovviamente non risulta essere dedicato sulla determinazione del cardiac output. Ce ne sono invece apparecchi dedicati che in qualche modo garantiscono anche a chi non ha la stessa dimestichezza con la sonda di ottenere dei dati. Metodi transesofagei, posizionati più o meno alla cieca con dei reperi, transtoracico, l'USCOM, fondamentalmente è una sonda Doppler continua che ti permette di avere una determinazione sia in arteria polmonare che in aorta, o altri metodi non invasivi. Noi usiamo nell'ospedale dove lavoravo prima questo metodo a bioreattanza e tutto sommato usando lo shift di fase dell'interazione tra una corrente alternata e il sangue circolante ti permette di dare tutta una serie di parametri sia dello stroke volume che della concentrazione di acqua polmonare. Tra i metodi anche non invasivi, appunto minimamente invasivi, possono trovarsi anche l'applicazione della NIRS, cioè della saturimetria tessutale, non tanto nella sua determinazione basale, in quanto l'organismo tende comunque a conservare dei livelli di saturimetria tessutale fino a situazioni avanzate di shock, e soprattutto anche perché la variabilità interindividuale è abbastanza ampia e quindi di non un'unica interpretazione, quanto della modulazione legata ai test cosiddetti provocativi per l'organismo, cioè viene eseguita un'occlusione dinamica con uno sfingomanometro a meno 20 mm di mercurio sopra la sistolica a livello dell'avambraccio in modo da creare un'ipossia. E questo permette di slatentizzare un'ipoperfusione tessutale prima dell'alterazione dei macroparametri, sia in termini di pressione arteriosa, di lattati, SCV2 o dell'output urinario. È una metodica che è stata validata sia nei pazienti settici che politraumatizzati, anche in termini di outcome, e ne è stato anche validato l'uso per il monitoraggio preospedaliero del trauma maggiore. Concettualmente in che cosa funziona? Noi creiamo l'occlusione, a quel punto abbiamo un decadimento rappresentato dalla curva, praticamente la riduzione della deossigenazione del tessuto, che può essere o fisso, cioè di 3 minuti, o legato al raggiungimento di un valore di 40 di saturazione tessutale, e successivamente viene interrotta il cuffiaggio in modo da vedere l'iperemia reattiva e quindi come a livello periferico si ha un rifornimento, un riapprovvigionamento di ossigeno. Questi due dati ci danno delle informazioni importanti. Perché? Perché il ratio di riduzione, se è molto più rallentato, ci deve far sospettare la presenza di fondamentalmente di una problematica di vasoplegia, o, e anche lì il discorso che va contestualizzato, può essere presente in caso di una marcata riduzione del metabolismo tessutale, si pensi al paziente ipotermico. La successiva fase invece di riossigenazione, se avviene in maniera più lenta o viceversa, dove non avviene comunque in qualche modo un overdumping, deve far pensare, a seconda della tipologia del paziente, o a un'alterazione tessutale, si pensa in paziente settico, o viceversa a un tentativo di centralizzazione del circolo nel paziente emorragico. E soprattutto il tasso di riperfusione a seguito dell'occlusione
correla molto per quanto riguarda i traumi con la necessità poi di interventi chirurgici maggiori, attivazione di protocolli di trasfusione massiva e anche in termini di outcome di mortalità. Per finire, un meccanismo che è stato proposto, il cosiddetto Compensatory Reserve Index, è stato sviluppato basandosi su protocolli di machine learning, andando a vedere una variazione della plethysmografia periferica insieme a tutta una serie di interpretazioni di variabilità di parametri punto punto. Questo che cosa si prefigge? Si prefigge di andare a riconoscere una problematica di ipoperfusione tessutale prima che vi sia effettivamente una alterazione dei macroparametri e soprattutto in maniera indipendente dal grado di tolleranza del paziente stesso. Facciamo l'esempio, il solito trauma, il vettino compromesso e quindi con una scarsa capacità di resilienza e di tolleranza rispetto al giovane, all'atleta o comunque a chi può metterci in crisi perché apparentemente riesce a compensare meglio. Ecco, questo tipo di tecnologia che era stata sviluppata inizialmente in un contesto del trauma e militare, poi è stata applicata anche in realtà come per esempio il colpo di calore, l'ipovolemia relativa, e che ci permette di avere sia uno strumento valido in termini di triage, per esempio in situazione di mass casualty, o viceversa, andando a vederne poi la variazione nel tempo e la risposta agli interventi terapeutici che possiamo proporre, vedere effettivamente se l'intervento che noi stiamo attuando è in grado di migliorare o meno il quadro di emodinamica del nostro malato. E questo in fondo ci dovrebbe sempre ricordare che se la massima di Kelvin sul fatto che se vogliamo effettivamente comprendere qualcosa dobbiamo misurarlo, e fino a quando non siamo in grado di trovare degli strumenti che ci permettano di avere una misurazione adeguata, non abbiamo neanche la capacità poi di riuscire a migliorare il nostro tipo di intervento. Grazie. Su un tema che in medicina d'urgenza, ahimè, a volte è un po' negletto per la nostra storia evolutiva, ecco, diciamo così. Aprirei a questo punto il momento di domande, se ce ne sono, da parte di coloro che sono collegati all'interno dell'aula virtuale, o eventualmente se qualcuno ha lasciato qualche commento sulla pagina YouTube, se abbiamo modo di vedere poi eventualmente. Allora, per ora niente. Io alcune domande le avrei, sia per l'uno che per l'altro. Andrei in ordine cronologico di presentazione. Quindi, allora, due domande. La prima è riguardo al refill capillare, che è una cosa di cui forse oggi abbiamo parlato poco. L'anno scorso ero fatto un lavoro, secondo me, abbastanza carino di JAMA, che confrontava il refill capillare con la misurazione della clearance del lattato. Io volevo sapere se effettivamente c'è anche stata un po' di discussione sul fatto che forse in realtà quello che veramente impattava all'interno di quel lavoro veniva fuori che in realtà non era inferiore la RP capillare rispetto alla misurazione del lattato, quindi è una roba molto pratica, per così dire, versus invece un parametro più laboratoristico. E c'è stata un po' di discussione rispetto al fatto che forse questo era più dovuto al fatto che il refill capillare veniva misurato ogni mezz'ora, quindi il clinico tornava molto frequentemente a rivalutare il paziente. La mia domanda è, nella tua esperienza, effettivamente il refill capillare è una cosa che un po' è stata proposta con il protocollo di Rivers, con le prime valutazioni sulla sepsi, e poi è morta lì,
oppure effettivamente può avere un ruolo, magari soprattutto nelle, in condizioni in cui come dire, sono poco disponibili invece strumenti di misurazione un po' più accurati, ecco. Ma allora dipende, tutto ciò che uno ha, tutto ciò che uno sa può solo essere utile, cioè, niente che uno ha o sa è inutile. Dipende ovviamente dove ti trovi, una cosa può essere poco utile in un setting, molto utile in altri. Voglio dire, se mi trovo in terapia subintensiva, sicuramente il refill capillare è qualcosa che, diciamoci la verità, mi serve poco. Ma se io sto in ambulanza, se io sono un medico di 118, ebbene, quello mi serve. Oppure se sono un medico che va a fare appunto i controlli post ricovero domiciliari, insomma, quelle dimissioni, le dimissioni protette a domicilio, e il medico di reparto va a visitare il malato dimesso dal proprio reparto, beh, questi invece possono essere degli strumenti validi. Il refill capillare è ampiamente standardizzato e ampiamente validato. È ovvio che dipende dal setting in cui ti trovi. Un banale saturimetro può essere davvero molto utile, specialmente se ha la forma d'onda, può essere davvero molto utile a farti capire se un paziente è vuoto o pieno, se va riempito o meno, se è fluido responsivo, se ti trovi sicuramente in ambulanza o al domicilio del paziente. Quindi il messaggio è non buttare via niente. E poi ovviamente a seconda del setting usare le armi giuste, le armi che mi danno più risposte in minor tempo possibile. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, nel mentre mi hanno informato che c'è una domanda che rivolgerei a entrambi sulla pagina YouTube, e quindi ve la giro. Ci chiedono se il calcolo del come può essere valida, come può essere utile, e se lo è, il calcolo del VAC mediante il rapporto tra l'SV e lo stroke volume. Vabbè, inutile dire che esistono delle metodiche invasive che non metto neanche, insomma, non propongo nemmeno di misurazione del VAC, anche perché parlavamo di misurazione non invasiva, e potendolo misurare con l'eco, diciamo, è uno strumento che a quel punto può essere valido in medicina d'urgenza. Il calcolo dell'elastanza arteriosa in effetti è un calcolo che è affidabile. Il calcolo dell'elastanza ventricolare sinistra telesistolica è più difficile anche dal punto di vista matematico, ed è quello che poi alla fine io ho messo un riferimento bibliografico, è quello un po' più complesso e che viene appunto illustrato da quel lavoro, il lavoro di Chen. È un gruppo di Taiwan che l'ha fatto in collaborazione con gli Stati Uniti. Il calcolo sicuramente attraverso l'applicazione, che se andate a vedere l'applicazione ha come riferimento bibliografico lo studio di Chen, e anche Pischi cita sia l'applicazione che lo studio di Chen, è un calcolo affidabile. Poi soprattutto, ripeto, il valore assoluto di per sé può anche essere poco importante, può discostarsi di un poco, ma non è tanto il valore assoluto quanto la sua variazione. Cioè, se io poi faccio un intervento terapeutico, se quel calcolo lo faccio sempre con la stessa metodica, vedo sicuramente una variazione. Poi, se non è precisissimo, fa niente, amen. L'importante è che io vedo che ci sia una variazione col mio intervento terapeutico, migliorativo o peggiorativo. Se è peggiorativo, allora rientro. E questo è affidabile, perché l'abbiamo visto praticamente, che effettivamente con un intervento terapeutico c'era un cambio del valore dell'accoppiamento ventricolo-arterioso. Perfetto. Grazie, grazie mille. In realtà questo risponde già quasi completamente alla seconda domanda che avevo da fare dal dottor Porta, quindi forse passerei a fare una domanda personale, a titolo personale, al dottor Coppa, e nel frattempo vediamo se emergono altre domande. Io volevo chiedere questa cosa. Si parlava di monitoraggio semi-invasivo e mini-invasivo a un certo punto, e la mia sensazione nella pratica comune
è che siano appannaggio molto delle terapie intensive e molto poco delle subintensive. La mia domanda è effettivamente se metodiche come il picco piuttosto che vigileo eccetera, quanto ruolo possono effettivamente avere all'interno di una terapia subintensiva, se è una metodica che ti sentiresti di raccomandare o comunque che nella tua esperienza effettivamente impatta sensibilmente sulla semplificazione, sulla gestione di un paziente, o se invece con altri strumenti un po' meno raffinati, un po' meno aggressivi eventualmente anche, riusciamo a ottenere le stesse cose un po' più da praticoni urgentisti, come siamo abituati a considerarci. Allora, in realtà sicuramente c'è un problema di approvvigionamento, ovvero che il budget mediamente messo a disposizione in una terapia intensiva, soprattutto se di grosse dimensioni, permette di acquisire molte più metodiche e usarne anche, parlo di costo significativo. Nella mia esperienza solitamente ogni singolo gruppo punta, tra virgolette, tutto il suo budget su una metodica. Nella realtà fiorentina, parlo di ospedali non universitari, quindi a seconda dell'ospedale vedi chi ha puntato per esempio sul picco, ed è un ospedale relativamente piccolo ma con una subintensiva che da tempo aveva una gestione molto aggressiva, soprattutto nei confronti della sepsi, ovviamente è a Firenze Sud, ci ha puntato, ma addirittura dalla prima versione del picco, cioè quando io ero ancora studente di medicina e frequentavo nel tirocinio, e lì veniva in maniera consuetudinaria usata in tutti gli shock settici fondamentalmente. Nell'ospedale dove lavoravo prima di ora fondamentalmente si era puntato molto sul discorso della bioreattanza, proprio perché permetteva di ottenere una serie di informazioni importanti senza dover, passatemi il termine, investire su un bagaglio conoscitivo nell'equipe, cioè in qualche modo riuscendo a scollegare l'ottenimento del dato da una competenza di padronanza dell'ecocardio in maniera più spinta, insomma. È difficile trovare posti, almeno parlo della mia esperienza, in cui si riesca ad avere più tecnologie in parallelo in modo da poter eventualmente anche modularlo. Banalmente il picco, l'icco hanno delle limitazioni, alcune non possono essere usate sull'ambito pediatrico, alcuni non le puoi usare se il paziente presenta alterazioni significative a livello valvolare, cioè non è possibile, almeno attualmente, avere una paretra molto ampia di strumenti. Devi trovare un gruppo motivato e soprattutto anche le capacità, da una parte economiche e dall'altra anche dirigenziali, che siano aperti alla sperimentazione o che comunque riconoscano la bontà di questi strumenti nella nostra pratica clinica. È ovvio che se porti all'interno della tua equip questo tipo di risorse è perché a monte hai deciso di avere una gestione sul malato molto più attiva. Sappiamo che in alcune realtà purtroppo il malato critico in parte anche autonomamente viene scelto di non essere una gestione della medicina d'emergenza o se non in primi momenti, e quindi è in qualche modo un indice di un salto qualitativo anche nella necessità di approfondire l'inquadramento diagnostico del malato, soprattutto della sua emergenza. Grazie mille, grazie per le risposte a entrambi. Io farei un rapido check, scusate che guardo sull'altra finestra, se ci sono altre domande, e così a occhio direi che non ci sono, e anche qui sulla chat direi che no. Perfetto. Io avrei una domanda. Grazie. Per il dottor Porta. Ora non so se, allora, recentemente ho guardato non so se nella sua pratica quotidiana lo usa,
il protocollo sempre con l'ausilio dell'ecografia integrata VEXUS, che va a valutare la congestione degli organi solidi, sia dal rene che il fegato nel paziente, appunto critico per andare a valutare l'eventuale fluid overload. Ora, per l'appunto, nel protocollo si fa riferimento agli indici di resistenza renale, cosa che appunto lei prima aveva detto che nella vostra pratica avete visto che è molto, diciamo, dipende molto dalla persona, quindi anche dal medico che lo fa, operatore dipendente, e che mi immagino anche difficilmente riproducibile. Però io avevo letto appunto alcuni articoli in proposito, sono dei numeri non molto elevati, che dicono anche cose discordanti, e che però appunto mettono, cioè instillano anche il dubbio, la possibilità, soprattutto in quei pazienti, come si diceva prima, che alla valutazione ecografia integrata la vena cava è una cava che è scarsamente collassabile, ma questo non è di default significativo di non facciamo i liquidi al paziente, non è un fluid responder. Andando a valutare appunto gli organi parenchimatosi si possono a volte tracciare altre conclusioni, quindi volevo capire se nella sua pratica clinica avete mai fatto una cosa del genere? O insomma. Allora, questa è una cosa molto interessante, ti rispondo subito, no, nella nostra pratica clinica non utilizziamo questo tipo di approccio perché non ne abbiamo esperienza. Ci è capitato di fare la misurazione della pressione intraaddominale che ha comunque a che fare con l'aumento della back pressure renale, specialmente in casi di fluid overload. A dire la verità è una cosa che ci capita sempre meno. Perché come atteggiamento da anni abbiamo assunto uno stile molto più di risparmio della terapia con i fluidi. In passato, insomma, quando ero specializzando come gruppo, anche che poi il nostro gruppo ci conosciamo da una vita, da sempre, anche quando eravamo specializzandi, effettivamente facevamo un carico di liquidi ai pazienti settici di gran lunga maggiore e diventavano in terza, quarta giornata quegli omini Schlen super gonfi che poi tu dicevi ma quasi quasi faccio l'albumina, il diuretico nel settico era una specie di tabù, non si poteva fare e quindi all'epoca effettivamente forse aveva molto più senso lavorare con questo approccio e anche lì ci è capitato di misurare la pressione intraaddominale con la metodica, insomma, con il catetere per via endovescicale, attaccato poi a una barretta, a un manometro, e effettivamente avevamo un aumento della pressione intraaddominale. Adesso ci capita poco di vedere questi pazienti così sovrariempiti. E i pazienti settici che da noi sviluppano insufficienza renale, diciamo, nefroparenchimale, non diciamo. Prerenale sono dei pazienti che in realtà hanno sviluppato una vera e propria achi, quindi un danno renale acuto da sepsi. Non abbiamo esperienza sicuramente con il monitoraggio della congestione dei parenchimi per via ecografica. Ci capita specialmente nei pazienti con origine dell'infezione addominale. Ci capita di fare delle TAC, pazienti con pielonefriti, eccetera, e a dire la verità non abbiamo mai avuto delle risposte o dei suggerimenti dai nostri radiologi rispetto a una congestione parenchimale. Quindi mi dispiace, però non ti so rispondere in una maniera intelligente e colta su quello che mi hai chiesto, a parte sul fatto che, ti ripeto, abbiamo fatto un monitoraggio della pressione intraaddominale in passato, nei pazienti sovrariempiti c'era un aumento. Ti posso dire in più che quando ci capita che i pazienti settici resuscitati non urinano, ci capita anche di fare o dei bolidi diuretici o diuretici in infusione, sulla base di alcuni studi anche un po', non voglio dire aneddotici, però con un'evidenza non proprio importante e che abbiamo letto ultimamente, ogni tanto ci stiamo provando, anche qua a questi patenti qualcosa devi pur fare in attesa di perderli. Però no, mi dispiace, sull'aspetto preciso di quello che mi hai chiesto non ho esperienza. Grazie comunque. Magari se ci mandi il riferimento di questo studio è una cosa interessante per Volentieri. rimettere. Grazie.
Grazie. Bene. Io allora a questo punto ringrazierei moltissimo i nostri relatori che ci hanno regalato veramente una bella lezione. Sono molto, molto contenta, molto onorata di aver potuto moderare questa tappa. Quindi davvero grazie, grazie a tutti e due, grazie al dottor Porta, grazie al dottor Coppa, che speriamo di ritrovare in futuro nel nostro percorso, visto che il nostro viaggio verso Itaca è ancora lungo. Volentieri, grazie. Grazie, grazie mille per l'opportunità. E quindi grazie mille a voi, grazie ai miei colleghi del direttivo che hanno supportato la parte tecnica e grazie a tutti i partecipanti e tutti quelli che hanno voluto ascoltarci, che spero che abbiate imparato qualcosa da questa lezione. Quindi alla prossima tappa, ottava tappa, e speriamo di ritrovarvi in tanti, ecco. Va bene, grazie mille. Grazie. Arrivederci, grazie.